Benvenuti! Vi mostrerò come realizzare un quilt a mano e la sua versatilità. Sono Sabrina Moller da Rosa, creatrice del canale Amando Patchwork. Per questo progetto, ho scelto un tessuto di colore unito di dimensioni 25 cm x 25 cm e un motivo celtico per il quilt. Il modello è disponibile nella descrizione del video in formato PDF. Se vi piace questo tipo di contenuto, ricordatevi di mettere mi piace, condividere e iscrivervi al canale. Ho diviso il progetto a metà. In ogni quadrante ho disegnato il contorno del modello e poi ho usato una penna termosensibile per i dettagli finali. Dovete scegliere il colore del filo che si armonizza con le stoffe selezionate. Rosa, viola, verde, quale sarà il colore scelto? L'imbottitura e il retro devono essere più grandi della parte superiore del quilt. Inizialmente, le fissiamo con degli spilli e poi facciamo un punto di basting per unire i tre pezzi. Il nodo iniziale si fa tenendo il filo sopra l'ago e facendo tre giri intorno ad esso. Il primo punto non deve seguire esattamente le linee del modello, ma deve fissare il nodo del filo tra il retro e lo strato anteriore. L'ago deve passare diritto attraverso tutti e tre gli strati. Il punto è semplice, simile a un punto a festone, ma più piccolo e ravvicinato. È importante che siano dritti, uniformi e abbiano la stessa lunghezza sia davanti che dietro, attraversando sempre tutti e tre gli strati. Più praticherete, più uniforme sarà il risultato. Il nodo finale si fa facendo tre giri intorno al lago e passandolo all'interno del quilt. L'azione e la costanza sono ingredienti essenziali per un buon quilt a mano. Grazie per la visione.